Venerdì 10 gennaio, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In studio Michele Cotugno De Palma e Domenico Grimaldi. Primi in classifica, ma senza palasport a norma, è la vicenda Daniel Bartlett Brindisi. Sentiamo Dario 7. Alla vigilia dello scontro al vertice contro Sassari, l'Enel ritrova a dover affrontare la grana palapentassuglia. Il sindaco Mimmo Consales, infatti, ha invitato la squadra diretta da Mr. Bucchi a mettere a norma l'impianto sportivo, che appare giorno dopo giorno sempre più inadeguato, a contenere un pubblico che cresce a vista d'occhio. È fondamentale che Palasport passi da 5.000 a 8.000 posti, afferma il primo cittadino brindisino, e per questo motivo organizzerò nei prossimi giorni un incontro sulla questione, per verificare la presenza di risorse adeguate. Passiamo al calcio. Entrano nel vivo le trattative delle squadre pugliesi. Il Bari cede in prestito Gosseto l'attaccante Marotta dopo i contrasti con il tecnico Zavattini ed è ora a caccia di un terzino destro. Il Lecce invece sta per perfezionare l'acquisto del difensore abruzzese dal Crotone. Dal calcio mercato a quello giocato, sentiamo Edoardo Mongelli. Mentre il Bari continua ad allenarsi sfruttando la pausa del campionato cadetto, è già vigilia del campionato per il Taranto. La squadra di Mister Papagni infatti affronterà domani pomeriggio alle 14.30 il Manfredonia. La sfida si giocherà in uno stadio Iacovone aperto al pubblico, dopo che la Corte federale ha accolto il reclamo contro la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse. Domenica invece sarà il turno del Lecce, che affronterà in trasferta l'Aquila. Una sfida cruciale per i salentini, che vincendo scavalcherebbero proprio la squadra abruzzese al terzo posto in classifica. Il campione olimpico Giuseppe Bagnale sarà ospite domani al Circolo della Vela di Bari. A promuovere la presenza del presidente della Federcanottaggio è stata la barese Lucilla Agliotti, vincitrice di una medaglia d'argento ai campionati del mondo di pararowing dello scorso agosto a Chungju, in Corea. A Bagnale nel pomeriggio sarà poi a Brindisi per assistere ai campionati italiani indoor rowing. E passiamo alla pallanuoto. Avvia il campionato di Serie B. Tra le compagini anche due squadre pugliesi, la Water Polo Bari e la Rari Nantes Taranto. Ci spiega Livio Addabbo. Riparte la stagione in cui i due team pugliesi cercheranno di farsi valere. La Water Polo Bari parte in trasferta a Salerno e ritenterà la scalata alla Serie A2 dopo aver perso in extremis lo scorso anno. La compagine barese riprende con lo stesso gruppo ma con un nuovo allenatore, il siciliano Fabio Valenti. In Serie B ci sarà anche la Rari Nantes Taranto. L'obiettivo del club è sicuramente la salvezza, data anche la difficoltà di poter usufruire di un impianto a Taranto. Gli uomini di Mr. Vidovic infatti disputeranno le loro gare casalinghe a Bari. La prima gara sarà in trasferta a Napoli. In chiusura la pallamano. Domenica ad Andria la nazionale maschile, seppur matematicamente fuori dai giochi, affronterà Cipro nel gruppo 2 di qualificazione ai mondiali di Qatar 2015. Tra i convocati del CT Chionchio c'è tanta Puglia. Il portiere Vito Fovio, il terzino Francesco Rubino, l'ala Carlo Sperti e i pivot Pasquale Maglione e Giuseppe Colasuoni. Quest'ultimo però, a causa di un infortunio, non potrà prendere parte al match. E per oggi è tutto. Arrivederci.